Buongiorno a tutti, è il consueto appuntamento con le designazioni per il 31esimo turno di Serie A e per il campionato di Serie B, che è leggermente più avanti perché come sapete ci saranno i playoff, perciò bisogna lasciare un po' di spazio a fine campionato, anche perché i campionati devono finire perentoriamente entro una certa data, dato che quest'anno ci sono i campionati europei. Giornata che conferma quello che vi ho detto nelle settimane precedenti, cioè il fatto che ci avviciniamo nelle ultime giornate e tutte le partite non rispondono più ai criteri generali per quanto riguarda le fasce. Ci sono alcune partite che sono state inserite in prima fascia che durante il campionato, intorno alla 20ª giornata, sarebbero state di seconda fascia. Questo perché i punti, per quanto siano sempre importanti, in questa fase della stagione diventano più importanti. È normale che sia così, ci sono degli obiettivi da raggiungere e i punti a disposizione sono sempre di meno. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla. Per me è molto importante. Iniziamo, come sempre, dal campionato di Serie B. Prima partita è Cittadella Chievo e subito troviamo un internazionale, il Rati, che viene scelto per una partita chiaramente di prima fascia per quanto riguarda la Serie B. Lo vediamo nella classifica. Cittadella e Chievo sono ottava e settima in classifica. È sostanzialmente uno scontro diretto per quanto riguarda la zona playoff, anche perché dietro ci sono la Brescia e la Regina che possono insidiare soprattutto Cittadella, perché il Chievo ha una partita in meno. Vedremo quando nel momento in cui si metteranno a pari col numero di partite. Empoli-Brescia Airoldi, partita che è di seconda fascia questa, perché come sappiamo soprattutto il Brescia ha ancora qualche opportunità di poter, come abbiamo appena detto, di poter rientrare nella zona per i playoff, però l'Empoli ha un buon vantaggio sulla terza in classifica e soprattutto ha una partita in meno, ha una partita ancora da recuperare. Comunque una gara di ottimo livello per Airoldi, che ricordiamolo è comunque un secondo anno tra Serie A e Serie B, perciò non aspettiamoci che ci sia un trattamento, tra virgolette, come se fosse un arbitro di massima affidabilità. È normale che possano esserci anche questo tipologia di gare. Vicenza-Lecce, Giua, una partita molto interessante per Giua, che non sta vivendo una grandissima stagione oggettivamente, però comincia a trovare qualche partita di buon livello. È vero che il Vicenza in questo momento si trova abbastanza lontano dalla zona playoff e molto lontano dalla zona calda, da 7 punti rispetto alla zona dei playout, però è anche vero che per quanto riguarda il Lecce si trova in seconda posizione e cerca punti fondamentali per poter ambire alla promozione diretta, anche perché la Salernitana è molto vicino. Il Venezia è un pochino più lontano, perciò da questo punto di vista la lotta sembra in questo momento ridotta a due squadre, cioè Salernitana e Lecce. Monza-Cremonese, arbitra Serra, questa è una partita di seconda fascia, perché il Monza è un po' in calo, anzi parecchio in calo. Io sinceramente me lo aspettavo promosso direttamente e anche con largo anticipo, mi sono completamente sbagliato. Per quanto riguarda la Cremonese, si trova una situazione di tranquillità, lontana dalla zona playout e difficilmente potrà agganciare la zona playoff, anche perché davanti ha anche Brescia Regina. Nulla di scontato, però difficile che possa riagganciare quella zona. Pescara-Entella Gariglio, primo anno, partita interessante, ma fino a un certo punto, perché è vero che sono ultima e penultima, perciò potrebbe molto assomigliare a uno scontro diretto, però è anche vero che l'Entella è staccatissimo ormai dalla zona playout, ci sono 10 punti e in questa fase della stagione credo che l'Entella sia considerata un po' come il Crotone in Serie A, una squadra che ormai non ha nessuna speranza di poter rimanere e conservare la categoria. Pisa-Cosenza-Abisso, partita
di non grandissima importanza. Oggettivamente questa è una seconda fascia col Pisa che è abbastanza tranquillo e il Cosenza che invece è in piena zona playout. Viene mandato un arbitro di garanzia perché i punti per il Cosenza sono molto importanti, per il Pisa un po' meno. Pordenone e Frosinone, Maggioni credo che sia, non so quante volte sia stato impegnato Maggioni con il Pordenone. Questa è una partita chiaramente di seconda fascia. Il Pordenone si sta tirando un po' fuori dalle zone difficili, però è ancora a soli 3 punti dai playout, perciò dal punto di vista riveste una certa importanza per la squadra di casa. Il Frosinone è invece un pochino più tranquillo, anche se è stato risucchiato pericolosamente in quella zona della classifica. Regina Reggiana, sembrano scioglilingua, Mariani dopo la mediocre oggettivamente direzione di Juventus-Napoli era atteso in Serie B, lo sapevamo tutti che sarebbe tornato, tutti, si sapeva che sarebbe tornato in Serie B. La partita è una partita fondamentale per la Reggiana, che tra l'altro vive un periodo di polemiche nei confronti degli arbitri per una serie di decisioni oggettivamente discutibili. Per quanto riguarda la Regina, invece, è un'opportunità di agganciare la zona playoff che a inizio stagione oggettivamente non era nei programmi, almeno credo che non fosse nei programmi della squadra calabrese. Salernitana Venezia Fornò, altra partita di prima fascia per il Romano. Qualcuno che naturalmente ci dirà che non va più in Serie A, tutte sciocchezze, Fornò è alle prime esperienze ancora in Serie A, ci vorrà tempo per vederlo con regolarità nella massima categoria. Questa è una partita di fondamentale importanza per non solo la Salernitana, ma anche per il Venezia, che a questo punto possiamo definire la grande sorpresa della stagione. La Salernitana e Venezia sono staccate di 4 punti, la Salernitana lotta per il secondo posto che varrebbe la promozione diretta, ma anche il Venezia vincendo potrebbe inserirsi in qualche maniera nella lotta per il secondo posto. Considero onestamente l'Empoli fuori dalla lotta perché ha un vantaggio evidente, una partita in meno e soprattutto mi sembra forse la squadra più quadrata della Serie B. Spalascoli, altro incontro fondamentale per entrambe e anche in questo caso viene blindata con Giacomelli. È una sorta di testa coda, nel senso che la Spalla è al sesto posto e l'Ascoli è in zona playout, ma in questa fase della stagione anche una gara come questa tra Spal ed Ascoli viene considerata di prima fascia per gli obiettivi di entrambe le squadre. Ricordatevi di iscrivervi al canale, che è importante per me, per questa attività, per quello che sto facendo. La campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like per voi, non costa nulla, per me è molto importante. E per adesso passiamo alla Serie A. In Serie A possiamo utilizzare una terminologia. Rizzoli ha blindato praticamente tutta la Serie A, soprattutto le partite per la Champions League, ve l'avevo detto che ci sarebbe stato questa tipologia di utilizzo degli arbitri in questa fase della stagione. Mancano soltanto 8 giornate, non aspettiamoci grandissimi voli di fantasia, grandissimi voli pindarici in questa zona, in questo periodo, perché in questo momento quello che conta è la regolarità del campionato, non la regolarità del campionato, è mandare gli arbitri più in forma per le partite più complesse, anche che quelle che sulla carta potrebbero sembrare un pochino più scontate. È sempre stato così, sarà sempre così, come è giusto che sia. Bisogna cercare l'affidabilità massima anche in gare che sulla carta potrebbero sembrare utili per rischiare. E già la prima partita vediamo qual è l'andazzo, tra virgolette, della stagione, da questo punto della stagione. Atalanta-Juventus è sicuramente un big match, è uno scontro diretto, viene mandato Orsato con la stessa identica terna che martedì ha arbitrato Paris Saint-Germain-Bayern con Gialatini e Preti. Quarto sacchi, VAR Fabbri a VAR Liberti, è una classica designazione di fine campionato, arbitro di primissima fascia, anzi il miglior arbitro che in questo momento è a disposizione di Rizzoli, con assistenti internazionali che probabilmente seguiranno Orsato agli europei. Bologna-Spezia Piccinini, ecco, questa è una partita di seconda fascia, in questo momento seconda fascia naturalmente tra due squadre che sono tutto sommato, anzi senza tutto sommato, che sono tranquille in questo momento. Bologna undicesimo, lo Spezia
sorprendentemente al 13° posto con un vantaggio molto netto sulla terz'ultima. Sappiamo che non ci sono playout in Serie A, 10 punti sul Cagliari in queste 8 giornate dalla fine, direi che sono un bel vantaggio che possono dare tranquillità. Viene scelto Piccinini che in questa maniera ha la possibilità di avere ulteriore esperienza, di accumulare ulteriore esperienza per una stagione, in vista della stagione la prossima, che sarà per lui molto importante e fondamentale, anche se non potrà ambire a un ruolo internazionale perché non è giovanissimo. È giovane per la categoria, ma non è un giovanissimo a livello assoluto. Se non ricordo male, va verso i 38. Cagliari-Parma, questo è un big match, prima categoria, prima fascia, scusate, primissima fascia. Anzi, come ho detto all'inizio, questo è un big match, viene considerato un big match a questo punto della stagione. È una sorta di spareggio tra il Cagliari, che ormai è distante di 5 punti dal Torino, e il Parma, che è addirittura 7 punti dal Torino. Chi perde questa partita è praticamente in Serie B, per quanto ci si possa sperare, possano sperare in qualche miracolo. Se dovessero pareggiare, probabilmente entrambe le società si troverebbero con più di un piede in Serie B. Motivo per cui è stato scelto un internazionale, Valeri, che è uscito anche la settimana scorsa, sta arbitrando molto molto bene, ha arbitrato bene Sampdoria-Napoli e viene riproposto proprio perché c'è la necessità di utilizzare gli arbitri più affidabili in questa parte della stagione. Crotone-Udinese invece rientra nella categoria, nella terza fascia delle designazioni, infatti viene scelto un arbitro che in tutta la stagione ha accumulato, questa se non ricordo male, la terza presenza in Serie A. Il Crotone viene ormai considerato come retrocesso e secondo me ha buona ragione, dato che è distante 12 punti dal Torino. L'Udinese è in una situazione di classifica tranquillissima, una partita di terza fascia che viene giustamente affidata a un arbitro che deve fare tanta esperienza in Serie A. Lazio-Benevento-Gersini, questa è una partita di seconda fascia con il Benevento tranquillo, ormai a 8 punti di vantaggio sul Cagliari, mentre invece la Lazio ha ancora qualche chance, visto che anche ha una partita in meno, qualche chance di agganciare la zona Champions League, che è distante potenzialmente solo 3 punti se dovesse vincere il recupero contro il Torino. Viene scelto un arbitro, Gersini, che sta dirigendo bene e ha necessità anche di alzare un minimo il livello delle sue gare. Lazio ovviamente una seconda fascia, ma in ogni caso arbitrerà l'Olimpico, per quanto non ci sia il pubblico, è comunque molto interessante. Partita molto simile quella tra Milan-Genoa rispetto con Lazio-Benevento, con una differenza non da poco. Noi sappiamo benissimo che il Milan nell'ultima giornata ci sono state parecchie polemiche per quanto accaduto a Parma, per l'espulsione di Ibrahimovic, per la direzione generale da parte di Maresca, e perciò Rizzoli ha inserito questa partita, che in realtà sarebbe una seconda fascia, ma l'ha inserita in prima fascia, designando, scegliendo un arbitro come Calvarese, che come sappiamo è abbonato, tra virgolette, a partite seconda fascia. Se vediamo la classifica, Milan è secondo, in piena lotta per la Champions League, mentre invece il Genoa in questo momento si trova in una situazione piuttosto tranquilla, 13° posto, più 10 sul Cagliari. La designazione è blindata soprattutto per quanto accaduto domenica scorsa, sabato scorso, e tutto sommato è una decisione che ci sta per evitare ulteriori polemiche. Napoli-Inter è il secondo scontro diretto, secondo me è un gradino sotto Atalanta-Juventus, ma fondamentale soprattutto per il Napoli. Viene scelto Doveri, arbitro che sta uscendo non regolarmente, ma con più gare consecutive, perché è in grande forma, è in grande condizione. Anche a Udine l'ha dimostrato la settimana scorsa, nonostante ci sia l'episodio del contatto buongiorno Becao, che ha lasciato abbastanza perplessi per quanto riguarda l'applicazione del VAR, ma essendo una partita di secondo piano ha interessato veramente poche persone. Mentre invece è un episodio sul quale ci si dovrebbe interrogare, si dovrebbe ragionare molto, perché se dovesse succedere, accadere un episodio simile in Napoli-Inter, i problemi sarebbero completamente differenti, anche e soprattutto per la rilevanza mediatica di una decisione di questo genere. Con lui Costanzo Ranghetti, che sono due tra gli assistenti più affidabili della CAN, quarto Marini, quarto VAR Mazzoleni, e aspettiamoci da parte di una parte della tifoseria ulteriori polemiche. Ormai siamo abituati, ma anche a Rizzoli scorrono via senza nessun problema, come giusto che sia.
Sampdoria-Verona, questa è un'altra partita di terza fascia tra due squadre tranquillissime in questo momento. Come vediamo, la Sampdoria si trova al decimo posto in classifica, mentre invece il Verona subito dopo si trova subito davanti, scusate, in nona posizione, ma entrambe sono lontanissime dalla zona europea e sono lontanissime dalla zona della retrocessione. Motivo per cui gara terza fascia viene affidata a un, tra virgolette, giovane che ha bisogno di esperienza. Era una partita che si prestava anche per un esordio. Non c'è stato l'esordio, ma va bene così. Anche gli assistenti sono assistenti che hanno necessità di esperienza nella categoria. Il fatto che sia considerata per la terza fascia lo vediamo anche dal quarto, un Santoro, un primo anno. Anche se al VAR e al VAR Rizzoli ha deciso di blindare la partita per dare un minimo di sicurezza in più all'arbitro in campo. Ultima pagina, Sassuolo-Fiorentina è una partita molto simile a Sampdoria-Verona, viene scelto Aureliano, un arbitro affidabilissimo, che come ho detto tante volte è stato molto penalizzato dalla divisione della CANAI B, probabilmente se avesse avuto la possibilità di militare in una categoria riunita tra CANAI B, probabilmente avremmo in questo momento avrebbe forse il triplo, forse il quadruplo delle presenze in Serie A. Viene utilizzata una partita che non ha più o meno nessun valore a livello di classifica, ci sta anche e soprattutto come soddisfazione personale. Però mi auguro che l'anno prossimo, che dovrebbe essere l'ultimo da Aureliano come arbitro, che poi passerà al ruolo di VAR, mi auguro che l'anno prossimo possa prendersi qualche soddisfazione in più, perché Aureliano, a mio parere, se le merita. Ultima gara, Torino-Roma, viene scelto l'internazionale Massa perché anche questa è una partita di prima fascia. La Roma lotta per le ultime speranze di riagganciare la zona Champions League, anche se siamo ormai a 7 punti di distacco dall'Atalanta e diventa abbastanza complesso. Probabilmente l'ultima chiamata per la Roma per poter tentare di agganciare la zona Champions League. Per quanto riguarda il Torino, lo sappiamo, se dovesse vincere e se Cagliari e Parma dovessero pareggiare, probabilmente si chiuderebbe con ampio anticipo la lotta per la retrocessione. Gara di prima fascia che viene assegnata a Massa, arbitro che non sta vivendo una stagione eccezionale, ma in ogni caso un'affidabilità piuttosto elevata. Con lui due assistenti di valore, Tegoni e Vecchi, quarto Prontera, VAR guida. Nulla di particolarmente eccitante in questa giornata, ma ricordo, lo ripeto, non aspettatevi chissà che cosa nelle ultime giornate, perché al di là di alcune partite che non avranno più valore, ce ne saranno, non avranno più valore per la classifica, avranno una valenza molto limitata, molto relativa, i giovani saranno relegati a quelle partite, le partite che decideranno le posizioni di Champions League e di retrocessione verranno affidate sempre ad arbitri di massima affidabilità. Certamente ci sarà un turnover, non usciranno sempre gli stessi, ma è anche possibile che molti arbitri verranno impiegati per più turni consecutivi. Vedremo subito nel turno infrasettimanale che avremo nella settimana entrante. Non mi ricordo che partite ci siano, ma in ogni caso la tendenza sarà sempre questa. Fino a quando non ci sarà delineata una classifica per le coppe europee e per la zona retrocessione, non aspettiamoci voli pindarici da parte di Rizzoli, ed è giusto così. Iscrivetevi al canale, campanellina per essere avvertiti di eventuali nuovi contenuti, un like a voi non costa nulla, per me è molto importante. Ci vediamo domenica per gli episodi degli anticipi di sabato. Buona giornata a tutti.